So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Questa mattina alcuni studenti dell'IT Volta hanno protestato nei pressi della scuola contro i doppi turni delle lezioni, appendendo anche uno striscione con su scritto "Non siamo una percentuale". Alla base, tra le altre motivazioni, quella dell'entrata alle 10 per gli studenti dell'ultimo anno, con uscita alle 15:30, con conseguenti difficoltà nel reperimento dei mezzi pubblici che li costringono ad attendere anche 2 ore l'arrivo della corriera per tornare a casa. Ma da lunedì sembra le cose potrebbero cambiare, con le entrate normalizzate alle 8 per tutti. 2 giorni di controllo per la polizia locale di Sassuolo in collaborazione con la polizia di Stato. Gli agenti, alla ricerca di merce rubata e sostanze stupefacenti, hanno recuperato 9 biciclette di probabile provenienza furtiva e hanno denunciato un marocchino di 31 anni colto in flagrante mentre stava consegnando una dose di cocaina ad un altro italiano di 62 anni residente a Scandiano. Abbiamo iniziato una serie di controlli, ha commentato il sindaco Gianfrancesco Menani, in appartamenti e immobili nei quali c'è stato segnalato sovraffollamento e frequentazioni dubbie. Spesso le sorprese non mancano, come in questo caso, e siamo più che mai determinati ad intensificare l'attività per riportare legalità e rispetto delle regole anche in luoghi che si credono zona franca e terra di nessuno. È sassolese di adozione Enzo Morucci, memoria storica della Lamborghini. L'uomo ha ripercorso con noi alcuni momenti pubblici della marca di auto più usata nel cinema. Enzo, un amarcord di quelli che riportano indietro, ma riportano indietro anche ad una storia che è parallela a quella di una grande marca di automobili, cioè la Lamborghini. Bene, io ho iniziato a lavorare nell'automobile Lamborghini nel 1966. Quando feci il colloquio per l'assunzione, ci fu Roger Capellini che dall'alto degli uffici mi vide per strada passare una macchina Lamborghini che faceva il colloquio. Mi disse: ci sarà poi da andare in giro anche con quelle macchine lì. Il primo giorno che entrai in Lamborghini andammo in portineria, fece arrivare un 400 GT, andare a Nonanto la guido lui e nel venire a casa guida io. Dunque a 24 anni una supercar. Dopo alcuni giorni, perché il mio compito era tra l'amministrazione e l'ufficio commerciale, incontrai il cavaliere. Lui non mi conosceva, mi chiese: come ti chiami? Chi sei? Io gli dissi: mi chiamo Enzo Morucci. Quanti anni hai? 24. Sai aver smesso, An? Penso che non gli piacesse invecchiare. E poi dopo iniziai il mio lavoro di collegamento. Quando venivano qualche cliente per vedere la macchina, ordinarli, io gli facevo vedere la fabbrica. Una volta Ferruccio stabilì questo: che per far vedere la potenza della macchina, il Miura specialmente, quando veniva qualche cliente con Ferrari, Maserati o altre top car, lui andava sulla strada, mi diceva: come vai a chiamare Bob Wallace, che era il collaudatore ufficiale della Lamborghini con il Miura, sulla strada provinciale
che era poco trafficata, lui dava il via con un fazzoletto. Naturalmente Bob vinceva sempre perché il Miura era molto potente così, e questi indecisi compravano la Lamborghini. Lamborghini vuol dire anche una delle macchine più utilizzate nei set cinematografici. Certo, allora un giorno telefonarono all'ufficio commerciale chiedendo se era possibile avere una Lamborghini per girare alcune scene di un film. Naturalmente il direttore commerciale, signor Sgarzi, disse sì, e con me mi disse: te la senti di andare a Roma? Per Bacco partì con il Miura, andai a Roma. Il film si chiamava Gangster Story, con Joseph Cotti e Giulio Brogi, che la trama era questa, che un ladro rubava dei gioielli, rubava la Miura e scappava in Jugoslavia. Allora, girammo le scene sul Monte della Tolfa e c'era la neve. Col Miura andare su senza le gomme da neve, pianino pianino, aveva la paura da matti. Lì il produttore mi fece fare la parte del capitano assieme a lui, e invece di andare a fare le riprese al confine dell'Jugoslavia, vicino a Sant'Agata, quel giorno lì c'era la nebbia, misero un cartello 3 km alla Jugoslavia e l'abbiamo girata lì. Lì ho cominciato a capire com'era il film. Dopo un mese mi disse: c'è da andare vicino a Roma per un altro film che si chiamava Sì Signore, con Tognazzi e Gastone Moschin. Lì naturalmente c'era uno statman che sapeva guidare la macchina, e si vede nel film che fa a gara con una Ferrari 275, e lì il regista era Tognazzi, che l'ho conosciuto ed era molto simpatico. Altro film, Piedone lo sbirro a Napoli, con Butch Spencer e Angelo Infanti, e lì fu girato con una spada. L'ultimo film che ho fatto è La prima notte di quiete, niente meno che con Alain Delon, Adalberto Maria Merli e Giancarlo Giannini. Ultima cosa, tu sei nato in provincia di Bologna, che cosa ci azzecca Sassuolo? Perché io frequentavo il Cattaneo a Modena, e al sabato e alla domenica venivo in discoteca. Mi ricordo che c'era il China, dove c'era il Donatello. Allora cosa successe? Che io entrai, mi misi a sedere nell'atrio per vedere le ragazze che passavano. Ne passò un gruppo e una aveva una maglia bianca, ricordo. Io mi alzai su, la presi per la manica e gli dissi: tu stasera balli con me. Mai vista e mai conosciuta. Lei disse: ma tu sei pazzo. Entrò, io entrai dopo, vidi dov'era, mi misi di dietro, si spensero le luci e iniziarono le danze. Una volta usava chiedere alla ragazza: balli con me? Cosa succede? Che si presenta un ragazzo un po' piccolo davanti a questa ragazza col maglione bianco e gli chiedi: balli con me? La risposta: non ballo con te perché sei piccolo. Io cosa dissi? Balla con me che sono grande. Lei si alzò su e si trovò tra le mie braccia. Da allora iniziò la lunga storia, che è sfociata nel 72 con il matrimonio, e mi ha rapito da San Matteo della Decima. Io dal 72 abito a Sassuolo. L'Ottica Prisma ha donato al reparto di pneumologia dell'ospedale di Sassuolo un microscopio ottico dotato di telecamera ad alta definizione, che servirà per le analisi dei campioni bioptici. Ringraziamo di cuore il signor Iaccheri, ha commentato il responsabile del reparto di pneumologia Ercole Turrini, per la donazione del microscopio. Questo strumento va ad integrarsi con l'ampliamento e il continuo aggiornamento della tecnologia in uso presso l'endoscopia dell'ospedale. Grazie alla donazione sarà possibile collaborare in modo sempre più completo ed efficiente con la rete provinciale di broncoscopia recentemente attivata.
Per celebrare il 25esimo anno di attività della nostra ottica, concluso Iaccheri, che gestisco assieme a mia nipote Sofia Gualandi, volevamo fare qualcosa di utile per la comunità. Conoscendo personalmente ed avendo molta stima per il dottor Turrini, abbiamo deciso di donare questa apparecchiatura all'ospedale di Sassuolo per cercare di facilitarne il prezioso lavoro. E ora passiamo allo sport. Il Sassuolo femminile ha rinnovato per altri 3 anni mister Giampiero Piovani. Il tecnico fresco vincitore della panchina d'oro è alla 3ª stagione alla guida della formazione neroverde. Sono molto felice ed orgoglioso di essere rimasto in questa grande famiglia, ha dichiarato. Sono arrivato 3 anni fa, addirittura adesso mi hanno fatto un triennale, quindi vuol dire che c'è grande fiducia nel sottoscritto. Si continua a lavorare insieme con grande entusiasmo e non dobbiamo sederci. Dobbiamo cercare di fare quei passi in più per poter migliorare tutti. A Sassuolo penso di avere trovato la mia dimensione, per me vale come la nazionale. Anche per questa edizione di Sassuologi TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e vi diamo appuntamento a lunedì. Buona serata!